Nel percorso di rinascita di Asia Argento, c'è pure l'accettazione del dolore per la scomparsa del compagno Anthony Bourdain, lo chef morto suicida nel 2018. L'attrice ha pubblicato un post in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. «Ti amerò per sempre», ha scritto a corredo di una serie di fotografie. Poi ha aggiunto: «La vita va avanti, ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me». Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo. Il 25 giugno, lo chef avrebbe compiuto 67 anni. Three words went through my mind endlessly, repeating them selflessly che a broken record. You're so cool, you're so cool, you're so cool, ha scritto riportando un passaggio in lingua inglese tratto dal film True Romance. Pochi giorni prima del suicidio dello chef, Asia Argento era stata fotografata con un altro uomo. Asia Argento ed Anthony Bourdain sono stati insieme dal 2016 al 2018, quando lui si è tolto la vita l'8 giugno, usando la cinta di un accappatoio nel bagno della sua camera dell'hotel Le Chambard a Kaisersberg, vicino a Strasburgo. Si trovava in Francia per girare la sua serie per la CNN, Cucine Segrete. Come si legge su La Repubblica, dopo la sua morte, il Times ha pubblicato i messaggi tra lo chef e la fidanzata Asia Argento. Sembra che 5 giorni prima della morte di Anthony Bourdain, Asia Argento fosse stata fotografata mentre ballava con un altro uomo, il giornalista francese Hugo Clément, in un locale a Roma. «Sto bene», aveva scritto Bourdain ad Asia Argento, «non sono infastidito. Non sono neanche geloso che tu sia stata con un altro uomo. Non ti possiedo. Sei libera, come ti ho detto, come ti ho promesso, ma sei stata negligente. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita, 3 anni fa oggi iniziava la mia rinascita. Ringrazio i miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora». In una biografia non autorizzata di Anthony Bourdain, scritta dal giornalista Charles Lirsen nel 2022, dal titolo Down and Out in Paradise, The Life of Anthony Bourdain, emerge che lo chef avrebbe inviato molti messaggi a parenti e amici nei suoi ultimi giorni di vita. Ma lo scambio più drammatico è proprio quello con la fidanzata Asia Argento. «C'è qualcosa che posso fare?» le avrebbe chiesto il giorno in cui si è tolto la vita. «Smettila di rompermi le palle», la risposta di lei. «Ok», l'ultima risposta di Anthony Bourdain. Il rimorso e il tormento dell'attrice in questi anni si sono poi trasformati in un desiderio di rinascita. Lo scorso 9 giugno Asia Argento ha scritto sui social: «Questa data per me è più importante del mio compleanno. 3 anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita». Con l'aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, ha aggiunto un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. L'attrice ha parlato del suo percorso spiegando: «Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena. Ringrazio i miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente», ha concluso.